Coach Boniciolli, vigilia di gara 3, si arriva da un 2-0, adesso bisogna tenere la concentrazione e portare a casa le semifinali. Sì, è chiaro che non possiamo nascondersi di essere contenti di quello che abbiamo fatto, perché affrontare la finalista l'anno scorso e batterla 2 volte, giocando una pallacanestro molto solida, credo sia stato piuttosto importante. Adesso si tratta di chiudere il lavoro, abbiamo 3 partite davanti, dobbiamo vincerne una. Ci auguriamo sia la prima non per finire presto, ma semplicemente per avere più tempo di recupero per affrontare la semifinale. Stiamo giocando. Questo lo ricordate i giocatori, siamo partiti in 32, stiamo giocando per entrare nelle prime 4, siamo una neopromossa, quindi stiamo lottando per un risultato importante. Però non dobbiamo dimenticare che Agrigento nel girone ovest, e credo in tutta la Serie A2, è stata la squadra che ha vinto di più in trasferta, hanno fatto 9 vittorie su 15 in stagione regolare, che è un dato enorme. Hanno eliminato la seconda in classifica che del nostro girone, che è Mantova, vincendo lì. Quindi sarà un impegno particolarmente tosto che ci auguriamo di affrontare avendo a fianco il nostro pubblico, che è stato in qualche maniera l'arma in più in tutta la nostra stagione. Arma in più l'ha fatta anche la fluidità del reparto offensivo. Sono arrivati tanti complimenti per il tuo attacco nelle ultime due partite. Ma noi, diciamo, io credo che questo sia anzitutto frutto del lavoro di un anno. Cioè del masticare, del digerire un sistema di gioco che è fatto più di letture che di esecuzione, al quale nell'ultimo mese e mezzo abbiamo aggiunto un lavoro molto certosino su situazioni di gioco rotto, nel senso il famoso penetra scarica, diciamo così. E quindi abbiamo messo assieme queste due cose. E siamo riusciti ad aumentare la nostra flessibilità, cioè la capacità di leggere e reagire in poco tempo. Questo grazie a un miglioramento singolo e collettivo della squadra veramente significativo. C'è da considerare forse anche un aspetto logistico per questa gara 3, ovvero ieri una giornata stancante per i ragazzi, un viaggio di 170 km da Agrigento a Catania, poi il viaggio in aereo, poi gli impegni anche extracampo che ha la sua squadra. Come state progettando questi 2 giorni di avvicinamento a una partita così importante? Devo dire che oggi ho avuto un segnale molto positivo perché ieri sera siamo rientrati, siamo andati subito in palestra, tranne alcuni giocatori che sono andati dai nostri partner dell'Isokinetic per fare delle terapie. Poi abbiamo avuto questo impegno che è stato peraltro molto piacevole, perché stare assieme ai tifosi è sempre una cosa gradevole. L'allenamento è questa sera alle 6, stamattina avevamo detto che noi saremmo stati qui alle 11 se qualcuno voleva tirare. Tenendo conto che degli 11 attualmente impegnati nel roster c'era Candy a scuola e Rovati che doveva fare un esame medico piuttosto importante, quindi ce n'erano 9 disponibili, 5 erano a tirare. Quindi questo credo sia un'ulteriore testimonianza di quanto questi giocatori siano orientati e di quanto questi giocatori siano educati e di quanto questi giocatori abbiano voglia di migliorarsi e di non perdere mai il ritmo. E di conseguenza questa di stamattina è stata un bel segnale di fiducia da parte loro nei miei confronti di quanto interessi a tutti andare oltre a questo turno. Ultima, cosa crede cambierà Agrigento in questa gara 3? Ma io, diciamo, conosco Franco Ciani come un allenatore molto capace. Noi avevamo studiato, o meglio dire, Federico Politi e Roberto Lopez avevano studiato con grande attenzione la serie contro Mantova, e ci aspettavamo una tatticizzazione che contro di noi in gara 1 e gara 2 non c'è stata. Questo, fra virgolette, ci ha un po' sorpreso, nel senso che avendo avuto sia in gara 1 che in gara 2 Valerio Moroso molto determinante, oltre ai nostri tiratori che hanno tirato sempre attorno al 50% da 3 punti, pensavamo che in qualche maniera anche la dimensione interna della squadra venisse aggredita come era stata aggredita quella di Mantova. Non è successo. Può darsi che succeda in gara 3. Se vi ricordate, Agropoli cominciò con una box and one, la partita gara 3 qui, gara 4 qui, e ci fu un attimo di sbandamento, ma siccome una squadra è pronta e soprattutto è pronta ad affrontare un impegno duro durante tutti i 40 minuti, alla fine ce la facemmo. Quindi che cambi qualcosa è certo. Noi cerchiamo naturalmente di avere un quadro abbastanza ampio di quello che può succedere, ma poi quello che succederà, purtroppo,
per quello che riguarda l'Agrigento, cioè, lo sa solo la testa di Franco Ciani. Grazie, coach.